Relazioni 2.0, programmati per connettersi nuove forme di patologie e nuove risorse in terapia nell'era social. Questo è il titolo del convegno organizzato alla Casa dell'Energia nel corso dei festeggiamenti per i 30 anni di attività della delegazione aretina di psicologhe e psicoterapeute del Centro Studi Applicazione della Psicologia Relazionale di Prato. Tema del convegno: le nuove forme di patologia e le nuove risorse in terapia nell'era dei social network e dell'iperconnessione. Si è parlato di WhatsApp, social network, ikikomori e dei più recenti contributi sul tema anche per un pubblico di non addetti ai lavori. È assolutamente importante poterne parlare. L'occasione di questo convegno è quello di celebrare il trentennale di una scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale e sistemica, quindi una scuola che si occupa di formare futuri terapeuti che andranno ad aiutare le persone. I videogiochi o questioni internet correlate, compresi i cellulari, l'uso dei cellulari e l'abuso, ovviamente sono molto connessi con problematiche anche di tipo psicologico, e riteniamo utile quindi parlarne. È fondamentale. Come questo fenomeno, che ormai è il web che caratterizza la nostra epoca, è entrato all'interno delle nostre case e ha modificato anche i nostri aspetti relazionali, in qual modo? In un modo positivo, in accezione positiva, in accezione negativa? Cosa ne pensate voi? Io non credo che cellulari e videogiochi siano necessariamente sempre negativi, assolutamente sempre negativi. Fanno anche parte della nostra realtà, della nostra società e dell'era in cui viviamo. Siamo nella società liquida, tutto è sempre connesso ed è molto veloce, ed è opportuno che i ragazzi si adeguino e sappiano stare in questo funzionamento. Tuttavia è l'abuso che diventa problematico e pericoloso, in particolare per i bambini e per i giovani. L'uso e l'abuso soprattutto di questi mezzi fa sì che si crescano senza la relazione, che è l'elemento fondamentale per crescere in maniera sana.